Vogliono ordinare? No, i signori vogliono farti i complimenti. Io sono Spider, ci siamo visti alle selezioni. Ciao. E sono sicuro che sia tu che io arriveremo su quel palcoscenico. Ma come? Sei l'unico italiano che se ne frega della scaramanzia. Spider è un italiano che se ne frega di tutto. Ciao, Maya. Ciao. E tu come hai fatto a scoprire il posto dove lavoro? Ho buoni rapporti con la signorina che vi ha chiesto i dati per l'iscrizione. Associazione a delinquere si chiama a casa mia. Ciao. Ciao, come stai? Bene. Ciao, bella. Come va? Ciao, amore. Non dirmi mai che hai già finito di cantare. Sì. Ho finito anche il mio turno per stasera, quindi... No, dai, ti prego, rimani un po' Iris, con noi. Sì? Concedimi un ballo, per favore. La vedi quella ragazza laggiù? Mi ha fatto innamorare e adesso il mio cuore sanguina. Ai, 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 vengo a salvarti. Cerchiamo di conquistarla. Meno male che c'è Spider. Quel musone del mio fidanzato non balla neanche se lo prendi a bastonate. E meno male che non era corretto parlare con le concorrenti. Che c'entra? Iris la conoscevo già da prima. Soltanto dopo ha deciso di partecipare alle selezioni. Che bella coincidenza. Sai che c'è? Salutameli tu, Iris e Spider. Ok? Ciao. La borsa della tua fidanzata. E dillo, dai, che il gemelli ti interessa. Non è niente male. Ah. Ma è occupato, purtroppo. Oh. Oddio, la catenina della mamma, non ce l'ho più. Devo averla persa al pub. Allora l'hai aperta la scatola, mia cara Pandora, eh? Sì, ma solo per curiosità. E quella catenina mi piaceva tanto. Sai cos'era quella chiave? No, non lo so. Ramona la stringeva in pugno quando è tornata a casa, quella notte in cui... La notte in cui sei cominciata tu. Non ti ha detto dove l'aveva presa? No, mai. Se l'è messa al collo e ce l'aveva ancora quando è partita. Dopo qualche mese me l'ha spedita in una busta. Diceva che non la voleva più, che ormai aveva superato quel dolore. Ma non voleva buttarla via. Vedi, non dovevo perderla. Andiamo a cercarla, ti prego, Belinda. Tranquilla, tranquilla. Urano è un pianeta imprevedibile, ma riporta sempre tutto. Se deve tornare, tornerà. I tuoi genitori ti vogliono molto bene, per questo sei così forte. Hai anche una magnifica Venere transitante, eh? Diciamola tutta. Non sono così forte come pensi. Poi, in questo momento, sembra che tutto vada male. Papà non mi parla più. Il tipo che mi piace sta con un'altra, quindi... Ti senti come un'opposizione di Saturno dentro, eh? Più o meno sì. Poi mi dispiace tantissimo di aver perso la catenina della mamma. Ma come? Di quella storia non ti importava assolutamente niente. Infatti non mi interessa niente. Infatti, si vede. Non lo so, è che da quando sono a Roma è come... Come se mi riguardasse un po' di più. È una sensazione strana. E... Alle volte, per strada, penso, uno di questi uomini potrebbe essere mio padre. Ma come? Avevi già deciso che tuo padre è solo Fernando, quindi... E dai, sai cosa voglio dire? Sì. Ma tu lo sai chi è? No. Ramona non me lo ha mai detto. Pronto? Sì, sono io. Chi è? Sì, certo, grazie.
grazie mille, sto arrivando. Sì. Sì, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ti hanno presa. Sì! Farti sentire una cosa. Non ho tempo, devo andare. Dai, sto lavorando a una canzone. Dimmi almeno come ti sembra, no? Perché vuoi sapere da me cosa ne penso? Perché è la tua canzone. L'ho scritta per te. La mia canzone? Ti sei rifiutato di scrivere per Iris e proponi una canzone a me? Io non ci sto a questo gioco, Leonardo. Che c'entra Iris? Che c'entra Iris? Smettila, per favore. E va bene, sì. Sto con lei. Ma lo vedi anche tu quanto è insicura. Ci vuole tempo. Che fai? Ti giustifichi? Scusa, ma non voglio sentire più niente. Non voglio la tua canzone e non voglio avere niente a che fare con te. Quindi, stammi alla larga. Capito? Maya, tu hai bisogno di una canzone e io ti proponevo la mia. Tutto qui. Tutto qui. Ipocrita. Raccolta da terra quella sera, al pub. Me ne ero dimenticato, scusa. L'ho ritrovata nella tasca della giacca, figurati. Aveva ragione Belinda. Doveva tornare ed è tornata. Ma chissà, forse era meglio se non me la riportavi, perché adesso non ho più scuse. Dovrò affrontare la situazione. Che situazione? Puoi dirmelo? No, è una cosa personale. Una cosa a cui ho cercato di non pensare per anni. Ma devo risolverla. Ehi. Un uomo in Argentina? Qualcuno che ti aspetta? No. Ho un uomo che mi aspetta, ma non è un fidanzato, è mio padre, Fernando. Sai, lui ha un ristorante bellissimo alla Boca. È tutto quello che è rimasto di mia madre. È la sua creazione più bella. E vivi con lui, con tuo padre? No. Vivo da sola, in un altro quartiere. E adesso spero che le tue domande siano finite, altrimenti tutto quello che ci siamo detti l'altra sera sarà stato inutile. Infatti. Mi sa che è stato proprio inutile. Grazie, Maya. Iris, non dire niente. Non inventare scuse. Aspetta un attimo, per favore. Zitto tu, vigliacco, tu e questa puttana! Avresti almeno potuto dirmelo. Ci ho provato mille volte a parlare. Lo sapevi che a lui ci tenevo sul serio. Lo sapevi e te ne sei fregata! E tu? Tu non vedevi l'ora di piantarmi, vero? Iris, aspetta! Lo sono, sempre. Il movimento del polso è sbagliato, così non ci metti abbastanza energia. Devi strofinare con forza la superficie di vetro, non solo asciugare. Lustrare, non asciugare. La conosci la differenza tra queste due parole? Sì, signor Giulio. E allora mettici più forza e sbrigati a finire il tuo lavoro. Cos'è questa chiave? Niente che la riguardi. Direi proprio l'esatto contrario, mia cara. È una delle chiavi delle nostre cantine. Le uniche che non abbiamo cambiato. Cioè? Una volta tutte le chiavi del palazzo erano come quella, ma 10 anni fa abbiamo fatto cambiare le serrature, tranne quelle delle cantine. Che ci fai con quella chiave appesa al collo?
Sarò costretto a parlarne con il principe. Non si disturbi. Lo farò io. Allora non sei partito. Ti devo dire una cosa. So tutto, mi ha chiamato Belinda. Ma allora... Dai, sali, non lo vedi che piove? Dai. No, scendi tu. Portami a casa. La mia casa non c'è più, Maya, l'ho venduta. Sei stato tu. Hai pagato tu i debiti di mio padre. Questa è una storia vecchia ormai. Allora, ci viene o no? Destinazione sconosciuta. Certo, certo. Quella? Questa la butto via. Ora non serve più. Ti amo.